A prima vista, quello è semplicemente un uomo che guida una macchina. E in effetti è così. Oltretutto io quella strada, non mi ricordo neanche più quante volte l'ho fatta. Ma come si può intuire dai fornelli che spuntano dalla sinistra dell'inquadratura, non sto guidando una normale automobile. E alle spalle, ovviamente, non mi lascio nemmeno un normale viaggio di lavoro, ma molto, molto di più. Per capire che cosa, però, bisogna fare un piccolo passo indietro a quel momento non ben precisato dove decisi che, ancora una volta, avrei fatto un giro in macchina. Scarsissimo. Devi piantarla. Tira adesso. Oh. Ma dov'è che vai in vacanza tu quest'anno? E mi piglio la macchina e vado di nuovo a Caponol. Oops, I did it again. Ma tu hai 40 anni, ancora, ma 40 anni sono tantissimi, non puoi fare queste cose. Sono passati ormai 10 anni da quel giorno in cui decisi di andare a Caponord da solo, in tenda, e con un appunto che aveva già sulle spalle 110.000 km, e di cose in questo tempo ne sono successe veramente tante, tantissime, diciamo pure troppe, ma se vogliamo indicare alcune cesure nette tra il me stesso del passato e quello di oggi, indubbiamente quel viaggio fu la prima di una lunga serie, e per questo nell'estate del 2023 ho voluto farlo ancora un viaggio da Torino a Caponord, sulle orme di quel viaggio ormai storico, per me naturalmente, fatto in onore della grande forza che muove la vita di ognuno di noi, il cambiamento. Anche se comunque in 10 anni non è che proprio tutto sia cambiato. Chiozzo, lei continua ad essere un cretino. Tu mi fai morire, Chiozzo, mi fai morire! Del resto qualche garanzia è bene avercela, anche se, diciamocelo, sono poche. Tutto il resto, come molti di voi sanno, è stata una gigantesca centrifuga. Ce l'avete presente quell'esercizio che si fa fare delle volte nelle scuole, del tipo scrivi una lettera a te stesso tra 10 anni, immagina come sarà la tua vita tra 10 anni, come la vorresti, eccetera, eccetera. Ecco, se 10 anni fa mi avessero, non so, portato uno dal futuro che mi avesse fatto vedere cosa sarebbe diventata la mia vita a partire da quel viaggio, la realtà è che non sarei stato così felicissimo come uno si può immaginare, ma probabilmente mi sarei proprio spaventato, perché non ero minimamente pronto a immaginare quello che sarebbe stata la mia vita e di conseguenza neanche pronto ad accettarlo. L'unica cosa certa che sappiamo della vita è che tutto quanto è destinato a cambiare in maniera drammatica, inesorabile. A proposito di cambiamento, non sarò da solo a fare questo viaggio, ma con questo bellissimo mezzo di cui vi parlerò tra poco, coabitato da Satisha. Com'è? Bene, molto bene. I più attenti noteranno che Sati non era troppo convinta di quel molto bene, ma bisogna capirla, era la prima sera, per lei era tutto nuovo. E insomma, che questo è il primo chai con Satisha nella nostra vita da zingari. Siamo al collo del Gran San Bernardo, confine tra Svizzera e Italia. È appena passata la mezzanotte e questo è il nostro 6° anniversario. Sì, 6 anni. 6 anni che siamo sposati e peraltro 7 anni che ci conosciamo, perché noi ci siamo sposati nel giorno in cui ci siamo conosciuti. Quindi buon anniversario, amore. Ti aspettavi qualcosa di... Expect something different? No. 5 stars, Maldives. E che te ne fai delle 5 stelle quando qua fuori ne hai 2 milioni, così, a gratis. E quando parlavo di stelle, dicevo sul serio, mica parlavo per metafore, ma comunque sia, è da questo punto che inizia la nostra marcia verso nord, con i soliti tanti chilometri di guida, che però, grazie a questa nuova formula di viaggio, si spezzano facilmente con un memorabile pranzetto casalingo su 4 ruote. Allora, oggi... nostro pranzo, pasta di piselli con pesto, anche salate e sedano e avocado. E poi dopo? E poi dopo caffè! Come caffè? Caffè! Caffè! Insomma, che per l'emozione di questo primo pranzo zingaro ho fatto una cazzata, cioè che mi sono dimenticato di togliere il libretto di istruzioni da dentro la moka nuova, e quindi adesso abbiamo il caffè alle istruzioni o le istruzioni al caffè, dipende cosa si mangia prima. Palle adesso, però è meglio così, perché il primo bisogna sempre buttarlo. E visto che me lo chiederete in mille, per questo viaggio ho ricevuto in prestito uno spettacolare Ford Panama P10 Sport, un minivan camperizzato super maneggevole, che è tipo la via di mezzo tra un'auto e un camper che qualunque fotografo e viaggiatore sogna di notte nella categoria sogni erotici.
In pochissimo spazio avevo ben due fornelli a gas per cucinare, un lavello, un frigorifero con tanto di scomparto freezer, una moltitudine di scomparti, cassetti, mini dispense dove mettere provviste e vestiti e altrettanta moltitudine di prese di corrente, alcune sempre attive, altre che funzionavano solo quando il van era attaccato alla colonna di corrente. E dunque appunto c'è la presa di corrente per i campeggi, il serbatoio delle acque chiare, lo scarico delle acque scure e persino l'attacco per un doccino esterno da usare all'aperto, magari se si va al mare, ma non è il mio caso. Per mangiare si possono comodamente girare i sedili frontali per creare un piccolo salotto al cui centro si può mettere un tavolino e per dormire si hanno due possibilità. O si ribaltano i sedili posteriori per creare un letto al piano di sotto, che può anche fare da chaise longue, oppure sollevare il tetto del mezzo e scoprire una tenda con un materasso comodissimo che se ci metti due lenzuola e un cuscino stai nel burro. E qua si dorme che è una meraviglia. Poi da una centralina controllo i livelli di acque e batteria e ho persino un riscaldamento a gasolio nel caso facesse freddo, cosa che a settembre in Norvegia potrebbe tornare utile, credetemi. Ed è così che a bordo di questo piccolo gioiello dal colore un po' estroso, io e Sati ci approcciamo alla prima speciale tappa di questo viaggio. And speaking about cambiamento, penso che niente simboleggi meglio il cambiamento con la C maiuscola come questa prima notte, perché 10 anni fa, nella prima notte di Torino Capo Nord, ho dormito in un campeggio sfigatissimo in mezzo alla Germania, dalle parti di Fulda. C'ero solo io e la tenda di due tossici strafatti. Non ho fatto altro che fare incubi, sudare tutta la notte, avere panico, mio Dio, torno a casa. Una delle notti più orribili di tutta la mia vita, vi posso assicurare. Mentre adesso, in quella che dovrebbe essere comunque una notte inutile, tra virgolette, perché è solo per spezzare il viaggio dall'Italia alla Danimarca, io e Sati abbiamo deciso di passarla nel posto che ci è più caro, che è proprio lungo la strada, e che è l'ashram dove vive il nostro maestro spirituale, Paramahamsa Vishwananda, qui a Springen, nei pressi di Francoforte. E la cosa bella è che in questo giorno, il 7 settembre, non solo 7 anni fa ho conosciuto Sati, non solo 6 anni fa ho sposato Sati, ma quest'anno, 2023, cade il Krishna Jamashtami, secondo il calendario induista, che è la festa dove si festeggia il compleanno di Krishna. E abbiamo pensato che questa serie di coincidenze realmente non pianificate, perché non era assolutamente pianificata questa cosa, ce ne siamo accorti strada facendo, fosse un meraviglioso simbolo per iniziare questo viaggio, in questo giorno così speciale, anniversario di matrimonio, anniversario di Krishna, che rappresenta moltissimo nel mio percorso spirituale, e soprattutto, visto che vi voglio parlare di cambiamento, il modo in assoluto migliore di raccontarvi il cambiamento più importante che sia avvenuto nella mia vita, perché molti di voi mi conoscono per A, era un dentista, ora fa il fotografo, A, viveva in provincia, adesso a Mosca con la cantante famosa, A, prima faceva quello. Quelle sono stupidaggini, veramente cose ridicole se paragonate al cambiamento che porta nella vita di una persona incontrare il proprio maestro, avere la fortuna di iniziare un percorso spirituale che stravolge completamente le fondamenta della tua vita in positivo, di fatto ti fa rinascere una nuova volta. Il fatto di iniziare qui questo viaggio che ha questo significato simbolico così importante è la cosa più figa del mondo. Spinti dunque da questo meraviglioso incastro di coincidenze, troviamo l'energia necessaria a subire centinaia di chilometri di autobahn per entrare nel vivo del nostro viaggio, e in particolare in quel meraviglioso pezzo di creazione che è la costa nord della Danimarca, con le sue dune di sabbia, e con quella inevitabile, prorompente mole di ricordi che mi veniva addosso, catapultandomi a 10 anni fa, quando per la prima volta in quel viaggio provai quelle grandi emozioni che mi avrebbero accompagnato lungo tutto il percorso. E ovviamente, insomma, non servirà a spiegare che è una gioia molto particolare portare Satisha in uno dei miei luoghi del cuore, che è il faro di Rubjerg, uno dei simboli di quel viaggio là. Pensate che fino a poco fa era tutto nuvolo e ora che dobbiamo scappare a prendere il traghetto ci ha colto un tramonto bellissimo. Sfortunatamente però, invece di stare seduti a guardare il tramonto come due piccioncini, dovevamo correre perché c'era da rispettare un appuntamento con un bolide galleggiante che ci avrebbe portato sulla costa sud della Norvegia, nella città di Stavanger. Ma adesso dov'è l'ascensore? Sembra di essere dentro uno di quei film dove a un certo punto spunta Vin Diesel e mi spacca la testa. E con ogni probabilità la nave più enorme su cui abbia messo piede in vita mia. E per inciso anche una delle più care. 600 carte per due persone e una macchina. Se penso che 10 anni fa per fare Irchal Kristiansand, che è più breve per carità, sono 3 ore, non 10, avevo pagato 40 euro
un po' il genovese che in me si sublima. Poi intendiamoci, la nave era bella e in generale ci sta di staccare un attimo dalla guida, ma le ragioni di questa scelta rispetto alla soluzione più economica di andare a Kristiansand erano legate essenzialmente al tempo che avevamo a disposizione. Il risultato è che alle prime luci del mattino scendiamo dalla nave in un grande porto fuori da Stavanger e ci dirigiamo dunque verso il mitico, iconico e leggendario Preikestolen. Bei tempi, quando si potevano usare le musiche famose sui video di YouTube senza incorrere in strike che ti chiudono il canale, tutte queste cose. Cosa che mi dispiace un sacco perché ha veramente tranciato la mia creatività. I miei video di una volta, degli inizi, secondo me erano molto più belli perché potevo metterci tutte le musiche che volevo, fare delle scelte accurate, potevi pensare a fare qualcosa di creativo pensando alla musica che avresti messo in montaggio, eccetera. Niente. Siamo nel mondo del royalty free, che peccato, sarebbe veramente bello se YouTube facesse degli accordi, tipo Instagram, insomma, che puoi mettere dei frammenti di canzoni famose e nessuno ti... Sono personalmente convinto che se il signor Goethe fosse vissuto ai giorni nostri, avrebbe scritto un'opera dal titolo I dolori del giovane youtuber, lamentando esattamente questa cosa, ma comunque sia, si tira avanti, che devi fare? Esattamente come il mio viaggio, che, a questo punto giunto in Norvegia, si imbatte in una cara vecchia conoscenza, cara diciamo in tutti i sensi. E ovviamente con la Norvegia torna anche uno dei grandi protagonisti di un viaggio da Torino a Caponord, che sono i traghetti che ti spuntano così lungo la strada e che costano sempre un sacco di soldi, ma questa volta c'è una differenza rispetto a 10 anni fa, che il pagamento è automatizzato, cioè vedono la targa e ti mandano a casa il conto. Ora, piccola particolarità, il van su cui viaggio non è mio, ma mi è stato dato in concessione per fare questo viaggio, no? E quindi il conto arriverà a loro e non saranno contentissimi di questa cosa. Comunque sia, sempre bello l'odore del mare. Cazzo quanto sono felice, raga, è troppo figo. Si intuisce abbastanza facilmente che tutto questo buon umore fosse direttamente collegato alla bellezza di quello che scorreva lungo la strada e specialmente poi lungo le strette e profonde vallate della Norvegia del Sud, tra cascate fragorose e lunghi fiordi color smeraldo. Ma, indubbiamente, c'era anche qualcosa di più grande, qualcosa che lentamente stava maturando dentro di me e che avrei piano piano capito e messo a fuoco chilometro dopo chilometro. Nel frattempo, con Sati, ci godevamo il meteo delle grandi occasioni, di fronte alla maestosa cascata di Vøringsfossen. Insomma, niente da fare, il tempo oggi non è dalla nostra. Io sento in lontananza il rumore di una cascata, sono sicuro che è qui vicino, però la senti la cascata? La senti? È là, è lì, però... Vabbè, quando viaggi in Norvegia devi metterlo in conto, meglio che ci avviciniamo a Geiranger. Andiamo e sentiamo. Andiamo e sentiamolo. It's gonna be a meditative experience, this waterfall. Like, feel the waterfall. Imagine. Visualize the waterfall. Stanotte abbiamo messo il van di fronte a questa spettacolare cascata che è Vindefossen, vicino a Voss, sud della Norvegia. Ma ieri ha piovuto tantissimo, infatti ieri sera il volume della cascata era almeno il doppio di quello che avete detto stamattina, era una cosa veramente impetuosa. Il problema è che più avanti la strada verso Flam è chiusa per una frana e non so se stanotte l'hanno liberata, è probabile che non ci siano ancora riusciti, dicono che ci volevano un paio di giorni. E questo ovviamente cambia il nostro itinerario. Infatti, in teoria, avevo immaginato di passare da Flom e vedere questa tanto famosa ferrovia che tutti dicono essere imperdibile. Ma per via di questa frana, anche questa volta puntai a nord, attraversando prima e costeggiando poi il Sognefjord, il fiordo più lungo della Norvegia, più di 200 km, pensate che roba! Fino a raggiungere la cittadina di Gopne, dove peraltro abbiamo beccato una cosa stranissima in mare che ancora non ho ben capito se fosse un rigurgito della marea o un tubo del gas esploso sott'acqua.
Da qui ci saremmo arrampicati di svariate centinaia di metri di dislivello lungo una delle strade più belle di tutta la Norvegia, la Sognefjellsvegen, per giungere in quello spettacolare altopiano dal sapore di tundra artica, dall'aria fredda e sottile, che si affaccia su vette aguzze e bianchi ghiacciai, un posto ideale per fare due passi in montagna, cosa che a Sati piace moltissimo, e a questo punto della giornata per una sana pausa pranzo a base di pasta, finfarli e tanta altra roba. Mamma, quanto è figo viaggiare col van, ragazzi! E subito dopo via, giù dall'altra vallata fino a Lum, con la sua bellissima Stavkirke di legno, e da lì ancora per altri tornanti ai paesaggi di un altro pianeta, fino al fiordo di Geiranger, il fiordo più bello del mondo. Continuando a salire e scendere per le montagne norvegesi, passiamo per la strada di montagna forse più fotogenica di tutta la Scandinavia, la Trollstigen o la salita dei troll, che facciamo ovviamente in discesa e una volta arrivati in fondo proseguiamo dritti fino a una delle città dove 10 anni fa lasciai un piccolo pezzo del mio cuore, la bellissima Trondheim. E dunque siamo a Trondheim e ovviamente tappo d'obbligo alla cattedrale di Nidaros, luogo più sacro della Scandinavia, che nel video di 10 anni fa era forse l'unica cosa seria che mi ero concesso di raccontare, diciamo, al punto che quasi mi sentivo in colpa, avevo dovuto mettere la sigla di Super Quark per autoprendermi in giro, senza rendermi conto che poi avrei fatto questo per tutto il resto della mia vita, cioè raccontare, divulgare aneddoti, storie di luoghi, culture, eccetera. Al tempo mi sembrava una cosa da vecchi, no? E oggi invece sono vecchio, lo faccio con naturalezza, quindi tutto sommato c'è una certa coerenza. Piace? Sì, piace molto. Beh, piace molto è giusto, non molto piace. Specialmente Domo di Trondheim. Ci vuoi venire a vivere a Trondheim? Anche questi colori... Sta glissando. colori casi. Casi colori. Casi colori, comprare casa qua. No. Io ci ho provato. E dopo questa breve pausa dal sapore urbano, si torna a salire verso nord. Dunque, da Trondheim giunge il momento di salire verso Bodø, cioè il nord della Norvegia, passare il circolo polare artico. E se la Norvegia del sud è un capolavoro di bellezza, così come la Norvegia del nord, lo stesso non si può dire, secondo me, della Norvegia centrale, che di fatto sono centinaia di chilometri. O fai la strada costiera che ci impieghi 2 giorni, quella che feci 10 anni fa, però non è che mi aveva entusiasmato così tanto. Così, visto che sono con Sati, comunque sta facendo un enorme sforzo di adattamento agli standard di basso comfort di questo viaggio, ho deciso di regalarle questa cosa, la Hurtigruten, quindi la nave postale dei fiordi che molti usano proprio come crociera per vedere la Norvegia, che è appena salpata da Trondheim e diretta verso Bodø. 24 ore di navigazione, abbiamo avuto fortuna a trovare un'offerta last minute, proprio arrivi al porto, sali, dici avete posto? Sì, solo 450 euro per una cabina con la vista sul mare e la macchina caricata, che per gli standard norvegesi è realmente poco, credetemi, potrebbe costare tranquillamente 900 euro una cosa di questo tipo. E niente, la cosa bella è che c'è bel tempo e lungo la strada passeremo il circolo polare artico, e significa quindi che di notte, potenzialmente, potremmo vedere l'aurora boreale. Incrociamo le dita. Tra l'altro, momento déjà vu, perché non è la prima volta che io salgo a bordo dell'Hurtigruten. Era già successo quasi 4 anni fa, febbraio 2020, viaggio a Capo Nord in inverno, ultimo viaggio prima che esplodesse il Covid, anzi c'erano già stati i primi casi in Finlandia, c'era già del panico, eccetera. E io col mio gruppo stavo a Giesver, un villaggio dell'isola di Capo Nord, e una tempesta stava arrivando. Situazione molto da pubblicità dell'Amaro Montenegro, per cui la tempesta stava arrivando, dovevamo portare il gruppo in salvo il prima possibile, perché era realmente una situazione
così. Chiudevano le strade da un momento all'altro, eccetera. Siamo scappati in convoglio con la tempesta che stava arrivando, una situazione pazzesca. Arriviamo a Onnisvog e la strada che portava verso il continente era chiusa. Quindi l'unica chance di scappare per non restare altri 4 giorni bloccati dalla tempesta era salire sulla Hurtigruten a Onnisvog e navigare fino a Kirkenes. Fu un'avventura pazzesca perché non avevano posti sopra, quindi siamo saliti, alcuni di noi hanno dormito sulle sedie, sui divani, insomma così, all'addiaccio, ma poi siamo arrivati al mattino in quest'alba a Kirkenes, veramente spettacolare, peraltro dopo aver visto l'aurora boreale lungo il tragitto, no? Quindi ho un sacco di ricordi bellissimi di quel viaggio, di quell'avventura, di quella fuga pazzesca che, insomma, rivivono in questo viaggio che sostanzialmente io mi sono imbarcato oggi sull'Hurtigruten con le stesse modalità, cioè arrivi al porto velocemente così, oh, ce l'hai un posto? Sì, bene, si sale e si va su. Curiosamente, ora come allora, la notte di navigazione mi ha regalato un saluto dell'aurora boreale, diciamo il benvenuto ufficiale nell'Artico, chiamiamolo così. L'Hurtigruten, dovete sapere, è anche nota come la nave postale dei fiordi, perché fino alla Seconda Guerra Mondiale, quando la Norvegia non aveva praticamente strade, era l'unico mezzo in grado di trasportare merci e persone, e ovviamente anche la posta, lungo la costa del paese. Oggi le navi si muovono principalmente a scopo turistico, balzando di porto in porto da Bergen fino a Kirkenes, e sono principalmente prese d'assalto da tutta la classe pensionata del nord Europa. Se no, la mia moglie controlla i denti prima che io inizi a parlare. Comunque, la Hurtigruten... Dicevo, ciao. La Hurtigruten è uno di quei posti dove è molto difficile trovare a bordo gente sotto i 65 anni, cioè già Sati e io in confronto sembriamo dei bambini delle elementari, però è oggettivamente molto bella perché non è che passi in mare aperto, passi in mezzo a tutte queste insenature, questi fiordi, così, è molto panoramica come navigazione perché ovviamente è concepita come una nave da crociera, sono navi a 7 piani, di cui 2 piani sono di stiva, terzo piano cabine e reception, quarto piano ristoranti, bistrò, insomma zona comune, zona cibo, quinto piano cabine e deck esterno dove si può ammirare la meraviglia del paesaggio circostante, sesto piano cabine e jacuzzi esterne, settimo piano c'è una bellissima caffetteria in stile scandinavo, che spettacolo, bellissimo veramente, da vecchi a lo stile. E qua ci stiamo un pochettino allargando con questa storia della Hurtigruten perché, cioè, dovevamo scendere a Bodø, poi prendere il traghetto per Moskenes, però mi sono detto, ma scusami, se la Hurtigruten ferma anche a Stamsund, che è a metà strada, non è lontana come Svolvere, quindi, insomma, che senso ha scendere e pagare un altro traghetto quando possiamo stare sopra, pagare qualcosa in più, no? Cioè, alla fine stiamo sulla Hurtigruten fino a Stamsund e questo mi sembrava una cosa sensata. Peccato che arrivati a Stamsund c'era la bassa marea troppo bassa perché adesso è luna nuova e quindi non riuscivano a scaricare le macchine e di conseguenza ho detto no, mi spiace, dobbiamo farvi scendere a Svolvere, quindi dovevamo scendere a Bodø e finiamo per scendere a Svolvere, dove io non volevo scendere perché adesso poi bisogna farsi tutta quanta la strada E10 fino a sud, perché insomma cos'è, non le fai vedere Reine o Moskenes, insomma Hamnøy, tutte quelle zone là, insomma. In ogni caso, finalmente, approdiamo in quell'indescrivibile gioiello di bellezza che sono le isole Lofoten, con le sue case rosse e gialle e le sue montagne nere che si tuffano a picco sul mare, un mare dal colorito plumbeo, sempre minaccioso anche nelle giornate di sole. Uno di quei luoghi dove la forza dell'oceano e della montagna si vengono a trovare bruscamente faccia a faccia, ma anziché scontrarsi, si siedono vicini e scrivono una lettera d'amore destinata al resto del mondo. Ora, io le Lofoten ve lo fate vedere in mille salse, no? In questi anni, non è la prima volta che torno qui, ci saranno almeno 4 video, credo, su questo canale che fanno vedere questi posti. Non ho molto da raccontarvi, se non il fatto che, no, portarci Satish è bello, cazzo, è proprio bello. Comunque è bello condividere, cioè, con tua moglie i luoghi del tuo cuore, insomma, i posti dove passi, insomma, il tuo lavoro, eccetera. Lei, insomma, li ha visti solo in foto questi posti, ora li vede dal vivo, tra l'altro in condizioni perfette, c'è una luce, un tempo, non c'è vento. Ti va bene? Poteva esserci... poteva andare peggio. Thank you.
ammazza così? Chi ci ammazza? Cucinato dolce. Lei oggi? La dolce vita. Se l'immaginava un po' diversa la dolce vita, non so. Da andare peggio, no? È troppo figo. Troppo figo viaggiare così. In due giorni, dunque, risaliamo lentamente le isole passando per tutti i suoi luoghi più belli, i villaggi di Oh, Reine, le montagne che circondano Hamnoi, la spiaggia di Ramberg e quel meraviglioso specchio che è la spiaggia di fronte a Flagstad, dove una sera l'aurora è venuta a danzare sulle nostre teste, e poi gli scogli arrotondati e levigati di Utaclave di fronte all'oceano infuriato e le barche di pescatori di Henningsvær nelle tranquille acque del suo porto. Era tutto bellissimo, tutto incredibilmente pieno di fascino come ogni volta che sono stato in questo posto, ed era bello due volte questa volta, nel momento in cui tutto questo si rifletteva negli occhi della mia compagna di viaggio e di vita, che lungo la strada verso Tromso decise di improvvisarsi fungaiola. È какой-то он неприятный. Мне кажется, это вообще нельзя есть, даже трогать нельзя. Questo è enorme. Gigantesco! No, dovete sapere che ogni volta che andavamo nei negozi e supermercati e compravamo dei funghi freschi, così il negoziante ci guardava sempre malissimo. Ma sei pazzo? Ma cosa fai? Li compri qua quando ce ne sono migliaia nei boschi? Cioè, dire, quasi non ce li voleva vendere. E allora andiamo a farci un giro in questi boschi, no? Solo che non è così facile, perché io non è che ho tutta questa conoscenza di funghi. L'unica cosa che abbiamo trovato è questa roba qua, che è una crava rossa. Diciamo che queste cose le so perché ho chiamato mio padre in videochiamata, che lui è un pro sui funghi, lui sa tutto quanto. E per adesso un sacco di funghi con le lamelle sotto, che dovrebbero essere velenosi da quanto mi risulta, o comunque non commestibili. Ho tanti altri funghi che sono marci, tipo giganteschi, un tempo buoni, ma... E quindi alla fine, cioè, perché ci hanno bullizzato? Io adesso torno al negozio e ne compro altri, scusatemi. Ancora qualche ora di guida sotto una pioggia battente e arrivammo in quella città che fu un punto di svolta fondamentale nella mia vita e che casualmente si trova ad esserlo anche oggi in questo viaggio. A Tromso sempre grandissime emozioni, perché è il posto dove ho visto per la prima volta l'aurora boreale, è il posto dove per la prima volta immaginai che avrei potuto fare altro di lavoro. È la prima volta che comparve nella mia testa l'idea di quello che faccio oggi, sostanzialmente. Solo che è cambiato tutto. L'architettura del porto è cambiata da 10 anni a questa parte, no? Questo edificio alle mie spalle non c'era, e... però via, è comunque un posto simbolico dove tornare. È anche il momento in cui cambia questo viaggio specifico, perché Satisha... Sì, papà. Sì, papà cosa? Sì, papà. Domani ci lascia. Perché deve tornare in Russia, da Tromso ci sono i voli per Helsinki, per cui avevamo deciso che sarebbe venuta come fino a Tromso, da Torino, che è tanta roba comunque. How was this trip? Molto profondo, molto trasformazione. Oh, wow! Molto scoperta. Scoperta, e spettacolo. Sì. Molto meraviglioso. No, io non credevo che avrebbe reagito così bene a tutte le sfide comunque in cui l'abbiamo sottoposta. Adesso piango di nuovo. Sto piangendo troppe volte in sto viaggio. Fu così che la mattina successiva, sotto un bellissimo sole artico, portai Sati all'aeroporto di Tromso e la salutai con un groppo in gola che vi raccomando, per proseguire il viaggio verso Capo Nord come ai vecchi tempi, per conto mio, lungo le centinaia di chilometri che separano la destinazione del viaggio dalla città di Tromso. E in fondo, per certi versi, mi piace pensare che fosse giusto così. Un piccolo momento serietà qui mentre aspetto il traghetto per Olderdalen. Sati è partita stamattina. È incredibile il mix di emozioni confuse che ho dentro di me per questa cosa, perché da un lato c'è quella parte di me che ama essere il viaggiatore solitario, essere per conto mio, totalmente libero, eccetera, totalmente indipendente, bla bla bla. Dall'altro, in questi giorni con Sati abbiamo vissuto alcuni dei momenti più belli e più emozionanti di tutta la nostra storia, di tutto il nostro matrimonio. E in generale questo viaggio, penso di poter dire già fino adesso, che è il viaggio più emozionante nel complesso che ho fatto in tutta la mia vita, perché il costante susseguirsi di ricordi, sensazioni di gratitudine per ciò che è stato a partire da quel viaggio, la bellezza di condividere queste cose con la donna della mia vita e tutto quanto insieme, mamma mia, cioè ho pianto ogni giorno per un motivo o per l'altro, magari una volta perché si litigava con Sati, magari una volta perché vivevamo un momento di gioia suprema, insomma queste cose qua che fanno parte delle relazioni. Però a Capo Nord ci devo andare da solo. Ora, Capo Nord è un simbolo, no? Vi ricordate già da quel viaggio di 10 anni fa che è semplicemente un simbolo del viaggio, è una destinazione
che serve a dare un senso al viaggio che ci sta prima. Perché questo? Perché in generale, perché in qualche modo la vita stessa è un viaggio che si fa da soli. Ora, io ho la fortuna di essere accompagnato da una donna meravigliosa con cui abbiamo una relazione stupenda, eccetera, ma è appunto una compagna di viaggio, non è il viaggio in sé. Ed è simbolico, io credo, che a Capo Nord, che se vogliamo simboleggia la destinazione finale, insomma, se vogliamo proprio fare questo paragone esagerato tra Torino Capo Nord e la vita nel suo complesso, no? Come feci 10 anni fa in quel video, alla fine la destinazione finale ci devi andare per conto tuo, quale che essa sia. Nella vita noi abbiamo un sacco di compagni di viaggio, un sacco di persone con cui condividiamo momenti importanti che significano tantissimo, a volte anche quasi tutto per noi, ma alla fine la vita è un percorso che si fa da soli. E il viaggio in solitaria ti insegna questo, secondo me, ed essere tornato in questa fase del viaggio e viaggiare da solo, proprio nella sua parte finale, così. Mi sembra una cosa che da un lato mi rattrista moltissimo, perché avrei voluto andarci con Sati, e se ci penso mi viene da piangere di nuovo ancora oggi, ma dall'altro sono contento, perché in fondo la vita è questa cosa qua. Ecco, e uno può essere grato e felicissimo di avere i migliori compagni di viaggio al proprio fianco, ma poi il viaggio lo fa da solo, che piaccia o no, è sempre così. Ora, naturalmente c'è del positivo a essere tornato a viaggiare da solo, e cioè che c'è più spazio, banalmente, perché Sati aveva dei bagagli ingombranti che ci impedivano di usare il letto del piano di sotto. Bisognava sempre alzare il tettuccio e dormire di sopra, cosa che è molto più comoda, intendiamoci. Però di notte in Norvegia, specialmente qui a nord, la temperatura arriva anche a 2-3 gradi e quindi la tenda disperde più calore rispetto all'abitacolo chiuso. Quindi adesso che posso farlo, posso dormire qua sotto, più al calduccio, in maniera più compatta, e soprattutto, siccome non c'è Sati, posso abbassare quanto voglio il livello di comfort, no, per il pernottamento. E quindi stasera ho scelto una piazzola veramente, madonna mia, geniale, botta di culo, per carità, però di sera, aurora boreale, senza un aletto di vento, io ero qua che mi facevo la mia post-produzione delle foto, un mio tè, aprivo la porta e tac, fuori aurora boreale, al mattino mi sveglio, arcobaleno a 180 gradi. Mamma mia, più di così cosa vuoi, ragazzi? Viaggiare così è una roba incredibile. Certo, oddio, se continuo così per qualche giorno, gli odori iniziano a diventare impegnativi. Ma le bestie s'abituano. Comunque, mancano solamente 250 km a Capo Nord e li facciamo tutti adesso. Si va a destinazione. Mancano 80 km a Capo Nord, in questo punto c'è contemporaneamente il sole, il diluvio, una tempesta, l'oceano, un arcobaleno, non so se si vede, è troppo figo. L'isola di Magherøya, ovvero quell'isola su cui si trova Capo Nord e pochi altri villaggi di pescatori, è realmente uno dei grandi capolavori del nord della Norvegia. Paesaggi spettacolari, distese epiche di tundra attraversate solamente dalle renne e da una lingua di strada. È un luogo, Magherøya, che sta alla fine del mondo, ma che porta con sé tutto il sapore del mondo che si lascia alle spalle in qualche modo. Ma non c'è moltissimo tempo per godersela, perché dopo qualche chilometro, finalmente, ancora una volta, ci siamo. 10 anni fa arrivare qui per me aveva il sapore di una conquista epica per i miei standard del tempo, no? Poi non mi era piaciuto un granché perché c'era un sacco di gente, era appena arrivata una crociera. Quest'oggi invece sono completamente solo e le sensazioni sono totalmente diverse, innanzitutto perché mi sembra di essere a casa, perché con tutte le volte che ci sono tornato ormai queste strade, questi posti li conosco quasi a memoria, mi sembra veramente di essere, insomma, non a 5.000 km da casa ma a due passi. E soprattutto la sensazione principale non è quella di una conquista, ma è la sensazione di enorme gratitudine, che credo sia uno dei sentimenti più nobili che possa provare l'essere umano, perché ricordarsi di dire grazie ad alta voce per tutte le cose belle che ti succedono nella vita,
Io credo che sia segno di forse saggezza, forse quantomeno consapevolezza che nella nostra vita capitano un sacco di cose belle che dobbiamo ricordarcene, che non dobbiamo mai darle per scontate. E allora Capo Nord, che di per sé è solo un mappamondo, parliamoci chiaro, adesso diventa un mappamondo che mi dà la scusa di dire grazie a voi. Grazie a voi perché da 10 anni che mi seguite in giro per il mondo non vi siete ancora stancati. Grazie a tutto quello che è successo di bello e di brutto nella mia vita, perché tutto quanto ti insegna qualcosa. E niente, adesso piango di nuovo. Mamma mia, un pianto al chilometro sto viaggio. Capo Nord c'erano un po' troppi camper, così ho deciso di spostare il van in questa piazzola, vista fiordo, spettacolare, e stanotte in un cielo che si apriva e si chiudeva di continuo c'è stato uno spettacolo di aurora boreale meraviglioso, il più forte dall'inizio del viaggio, che mi piace pensare così perché sono un romantico, anche so che insomma, le cose possono essere delle coincidenze, però mi piace pensare che non sia un caso che arrivi proprio dopo l'arrivo a Capo Nord. Dopo il compimento di questa celebrazione del decennale, eccetera, eccetera. Tra l'altro sognavo da tanto tempo di vederla qui, l'aurora boreale, perché mi immaginavo che si sarebbe localizzata sopra il fiordo, foto spettacolare, eccetera. E invece no, è stata tutta quanta qua sopra e abbracciava tutto il cielo e si muoveva e aveva i colori e... ed era tutta mia. È tutto perfetto, è veramente tutto perfetto in questo viaggio, non c'è una cosa fuori posto. A dirla tutta, una cosa fuori posto ci sarebbe, cioè che io tra una settimana devo tornare a lavorare, ho un gruppo che mi aspetta per partire per la Scozia, altro viaggio stupendo, però so 5.000 chilometri, forse è meglio se iniziamo a tornare a casa. Inizia dunque la lunga marcia verso sud, che ha tutto un altro sapore rispetto a quella che si fa per arrivare a Capo Nord, ma ovviamente ha le sue belle cose da offrire, a cominciare dal fatto che si ripercorre un'altra volta l'altopiano di Magheroia, tra scrosci d'acqua e angoli di tundra che sembrano affacciarsi su un mare tropicale, per poi costeggiare tutto il fiordo di Porsanger fino al cuore delle terre dei Sami, della Lapponia propriamente detta, fino alla città di Karasjok, là dove a settembre le sterminate foreste della Lapponia iniziano a tingersi dei colori della autunno, e dunque poi proseguire in territorio finlandese, poi fino a Rovaniemi, per passare nuovamente il circolo polare artico, nel punto in cui questa linea immaginaria è visibile su un pavimento e rende possibile quel genere di giochetti tipo ora sono di qui, ora sono di là, che io sinceramente mai farei nella vita. Ma andiamo, c'ho 40 anni, stai mica scherzando. Mi trovai dunque brevemente a transitare in una specie di Silent Hill finlandese e dopo altre centinaia di chilometri di foresta decisi di fermarmi 2 giorni nella Lapponia del Sud, al confine tra Svezia e Finlandia. 10 anni fa, mentre andavo da Rovaniemi verso la Svezia, passai così distrattamente davanti a questa Ikea, che al tempo mi faceva un sacco ridere perché mi diceva: ma porca miseria, appena entri in Svezia subito cosa trovi? Un Ikea. E poi uno dice gli stereotipi, i luoghi comuni, ma quello che non potevo immaginare è che quella che al tempo mi sembrava una anonima regione di passaggio, poi in realtà avrebbe significato tantissimo nella mia vita, perché tutte le prime opportunità di lavoro come fotografo, di viaggi per l'Aurora, eccetera, io le ho avute tutte qua, nella Valle del Tornio, cioè tra Tornio e Haparanda, al confine tra Svezia e Finlandia, che è la zona di Lapponia che conosco meglio in assoluto, e che è quella dove ho vissuto alcune delle esperienze più magiche di questi anni, dove ho portato decine di gruppi tra aurore boreali, tempeste di neve, gite in motoslitta, aschi e qualunque altra cosa, persino la sciamana di cui parlo nel mio primo libro, di cui tanti mi scrivete, eccetera, eccetera. E allora gli ultimi 2 giorni li ho passati andando a trovare tutta una serie di persone che in questi anni sono diventati amici fraterni, tra guide, tour operator, fornitori di alberghi, ristoranti, eccetera, tutte queste cose. Ed è stato bellissimo fare questo momento di riconnessione che inevitabilmente è collegato a quel viaggio di 10 anni fa, perché io entrai in contatto con loro proprio grazie a uno di voi, grazie a un fan, diciamo, che mi scrisse dopo che il video era stato pubblicato e che io non ho mai incontrato nella vita, tra l'altro, per cui se mi senti, ciao Walter, grazie per quello che hai fatto, per cui da quel video, una mail, 2 mail, eccetera, è iniziata tutta una cosa che poi a effetto valanga mi porta a essere
dove sono oggi. Siccome la gratitudine è il tema fondamentale di quello che vi sto raccontando, è stato bello spendere questi ultimi due giorni così a omaggiare tutta questa realtà, che poi purtroppo con il Covid ha subito una brutta botta d'arresto, e vedremo se si riprenderà nei prossimi anni, ma anche lì uno non deve essere attaccato a ciò che è stato, perché una cosa nella vita è certa, è che tutto quanto prima o poi cambia. Alle porte dell'immensa foresta svedese, però, una cosa che invece non cambia tecnicamente ci sarebbe. La prospettiva di 1000 chilometri di alberi di Svezia non è che mi esalti tantissimo, vi devo dire la verità. Di conseguenza, come mi hanno insegnato i miei amici finlandesi, c'è un proverbio che dice: la Svezia è bella quando dura poco. E siccome non dura poco, allora questa volta passo dalla Finlandia. E la parte bella del viaggio direi che finisce qua, perché da qui in avanti è solo tanta guida. Seguì questa volta la via finlandese, attraversando la regione dei mille laghi sotto la pioggia di settembre, fino ad arrivare al porto di Helsinki, dove una lunga gincana tra camion e container mi portava a bordo di una grande nave diretta verso la Germania, ultimo mezzo galleggiante di questo viaggio e forse anche il più bello, devo dire, dove tra una sauna e un idromassaggio, dopo un giorno e mezzo scesi nel cuore della notte al porto di Travemünde per imboccare la lunga autostrada che avrebbe posto fine al mio viaggio e mi avrebbe dato la possibilità di ripercorrere con la mente tutte le emozioni degli 8000 chilometri precedenti. I'm slipping away, so don't let me go. Fare Torino Caponord dopo 10 anni non ha avuto lo stesso significato della prima volta. Non c'era nulla da scoprire, perché ormai questi luoghi sono come una seconda casa. Non c'era nulla da dimostrare a me stesso e nemmeno a nessun altro. Non è stata un'avventura e nemmeno una semplice vacanza. Diciamo che, se si esclude la voglia di realizzare il sogno di fare un grande viaggio con un van camperizzato, è stato il mio modo di offrire una sorta di tributo personale a ciò che cambia nella vita di ognuno di noi. È stato anche un viaggio nella mia memoria e nel mio passato, per dire al me stesso di 10 anni fa di non avere paura, di avere fiducia e di lasciarsi stupire dalla vita, e di conseguenza per ricordare al me stesso di oggi quanto sia bello lasciarsi cullare dai sentimenti più nobili che abitano nel cuore di un essere umano, che sono l'amore, la gratitudine e in cima ad essi la fiducia che tutte le cose che cambieranno nei prossimi 10 anni lo faranno al momento giusto, in un modo che io oggi non posso neanche immaginare, ma che sta sicuramente nell'immaginazione di qualcuno al di sopra di noi. E dei tanti cambiamenti che possono realizzarsi al termine di questo lungo viaggio, quello che auguro con maggiore forza a tutti voi, e specialmente a me stesso, è di essere in grado di compiere il viaggio più avventuroso e coraggioso che esista. Non certo una lunga guida da Torino a Capo Nord, e nemmeno il giro del mondo se è per questo, bensì riuscire a viaggiare veramente con la V maiuscola in quei pochi centimetri che separano la nostra mente dal nostro cuore, e imparare per davvero a vivere secondo ciò che, al termine del nostro viaggio, avrà per noi una reale importanza. E così, se oggi mi trovassi a scrivere una lettera al me stesso tra 10 anni, non gli chiederei che cosa fai, dove sei o quanti paesi hai visitato e quante foto hai scattato. Gli chiederei soltanto: sei davvero riuscito ad amare ogni cosa che hai fatto? Ogni cosa che ti è successa? Ogni persona che hai incontrato? Ogni sofferenza e ogni gioia che hai avuto? Ogni vittoria ed ogni sconfitta che si sono presentate sul tuo cammino? E se dunque davvero, come si dice, la vita non è una destinazione, bensì un viaggio, allora gli chiederei un'ultima cosa. Sei davvero riuscito a viaggiare? I'm stepping away.